sente? Sì. Allora apriamo i lavori con la lettura dell'ordine del giorno. Al primo punto, approvazioni verbali delle sedute consigliari del 27 agosto 2021. Scusatemi. Il segretario. Abbiamo aspettato molto e quindi vogliamo. Allora, iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali delle sedute consigliari del 27 agosto 2021 e del 7 settembre 2021. Favorevoli? Unanimità. Passiamo al secondo punto, che ci sono una serie di interrogazioni. Partiamo dalla prima, che è quella fatta naturalmente per venire dal consigliere Margheriti e Chiara Saracino, che è quella con riferimento alla redazione del piano barriere architettoniche. Chi vuole intervenire? Com'è? Vabbè. L'ultimo in ordine di come periodo. Va bene, va bene. Allora, i sottoscritti consiglieri comunali Giuseppe Margheriti e Chiara Saracino chiedono di interrogare nel prossimo consiglio comunale l'assessore all'urbanistica in merito alla determinazione 125 del 6/10/2021, redazione del piano barriere architettoniche, incarico dato all'architetto Stefano Maurizio per un importo complessivo di 16.000 euro e precisamente, visto l'importo del compenso dal professionista abbastanza importante per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come mai non si è fatta richiesta per accedere al cofinanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia, visto che eravamo in graduatoria già nel 2019? Chi risponde? Sì, consigliere Polito, le do la parola, prego. Buonasera a tutti. Allora, consigliere Margheriti, lei ha perfettamente ragione. Ci è sfuggito, chiaramente nella turbolenza dell'andazzo degli uffici amministrativi, ci è sfuggito. Comunque abbiamo fatto, come dire, il responsabile dell'ufficio ha telefonato il giorno stesso, quando ci è pervenuta la vostra interrogazione, e quindi ha parlato con la responsabile, con la dirigente, e ha assicurato che ci sono ancora dei residui, perché sicuramente non siamo i soli noi che non hanno, come dire, ottemperato alla comunicazione della invariabilità dei presupposti per la richiesta del finanziamento stesso. Per cui noi confidiamo ancora per prendere quei 5.000 euro, che è poca cosa, ma sono sempre soldi. Lei ha perfettamente ragione. Io volevo fare a questo punto una richiesta. Se da parte dell'opposizione, da parte di chiunque, ma soprattutto da parte dell'opposizione, che ha il compito di, come dire, di vigilare, di ottemperare, di controllare, come è giusto che sia, se c'è una fattiva collaborazione, noi, come dire, da parte mia e da parte nostra saremmo disponibili ad accettare eventualmente prima della scadenza di quel finanziamento, in uno spirito di collaborazione per chiaramente gli interessi della comunità. Risponde il consigliere Margheriti. Prendo atto della ammissione della perdita del finanziamento momentaneamente, con la speranza che sia riattivato. Ecco, io, assessore, non vi ho detto niente, perché ricordo che qualche mese fa, forse i primi dell'anno,
avevate già dato un atto di indirizzo alla, alla redazione dei piani per le barriere architettoniche, quindi ero convinto che sapeste del, del finanziamento del 2019. Tra l'altro eravamo in una graduatoria al buon punteggio, eravamo forse al 18° posto, ne avevano finanziati 15 se non sbaglio, quindi sarebbe scattato per noi. Da quella graduatoria ne sono scalate altre due, io l'ho saputo per caso girando tra le determine regionali quando già era stato appaltato l'ultimo, e andando a vedere se c'era il comune di Erchi mi è risaltato agli occhi che il 30 di agosto vi hanno ricomunicato, vi avevano dato il termine ultimo per presentare, però è chiaramente detto siccome il comune di Erchi insieme ad altri comuni non hanno manifestato un interesse, quindi la regione Puglia ha creduto che non servivano più quei fondi e sono stati, ci auguriamo che siano recuperati. Sicuramente sarà diligentemente nostro compito, quando si sappiamo che ci sono delle scadenze in corso, per avvisare l'amministrazione. Colgo l'occasione perché ci sono tanti finanziamenti che ancora sono stati, non sono stati né appaltati né si è dato seguito, tipo il recupero del campo sportivo, tipo il recupero del centro di raccolta, quelle per il finanziamento per la trincea drenante al cimitero, 1.2 milioni era arrivato per la Fogna Bianca, cioè a voler lavorare, finanziamenti già da portare in corso che erano partiti con la vecchia amministrazione, ce ne sono tanti, mi auguro che non siano stati persi anche quelli. Non so a che punto si trovano, quindi forse dovreste informarvi voi, però erano finanziamenti che erano stati ottenuti e che oggi, a distanza di un anno e mezzo, non ne compare nessun atto, almeno dal protocollo del comune. Un'unica precisazione, il comune di Ecche non era classificato al 18° posto, era classificato al 64° posto. Chiedo scusa, non va bene questo. Vabbè, avvocato, è l'unico modo in cui si può. Scusa, avvocato, presidente, è l'unico modo in cui ci si può confrontare. È giusto che si chiariscano i punti. Ho capito, ma il colloquio. Allora, nella delibera. Allora, siamo più preparati. Allora, consigliere Margheriti, lei fa l'interrogazione, cerca di essere puntuale toccando tutti i punti possibili. Aspetta la replica, poi lei replica 5 minuti, il dottore Pulito deve intervenire su questo. Se posso precisare, presidente, delibera determinanzi del 2019, la 288 del 17 dicembre 2019, al comune di Erchi vengono assegnati 5.000 euro e siamo nella graduatoria al punto numero 18. Se vuole le passo. Vi do l'atto a voi, è una determina regionale, scaricata. Poi sono stati fatti altri scali. Era la determina numero 19. Nel 2020 sono state assorbite quelle che stavano in graduatoria, tipo la nostra, e non si è finanziato in quell'occasione, e non si è finanziata nel 2021. Però l'iniziale, il bando iniziale, noi eravamo al 18° posto. Qua c'è la determina regionale. Va bene, a terminare. Si ritiene soddisfatto, consigliere Margheriti? Possiamo passare all'altra interrogazione? Prendiamo atto. Va bene, ne prendiamo atto. Passiamo alla seconda interrogazione. Sempre gli interroganti sono il consigliere Chiara Saracino e il consigliere Margheriti, qui con riferimento ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi di aule e edifici. Chi vuole. Spazi, sì. È quella del finanziamento di 200.000 euro. Ok, i sottoscritti, sì. Consiglieri comunali Giuseppe Margheriti e Chiara Saracino interrogano l'assessore Merechi sull'esito del finanziamento di euro 200.000, inserito con delibera 35 nell'ultima variazione di bilancio del Consiglio Comunale del 7/9/2021 nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Detto finanziamento era finalizzato all'adeguamento e messa in sicurezza delle scuole, della scuola Giovanni Pascoli, così come meglio riportato nell'avviso. Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge
11 gennaio 96, numero 23, per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi, aule, edifici pubblici ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022. Gli interroganti chiedono di conoscere il tipo di intervento previsto con la relativa progettazione, se ne sono stati avviati i lavori e i tempi per la realizzazione delle opere, visto che si trattava dell'annualità 2021-2022. Non l'abbiamo fatto all'assessore ai lavori pubblici, l'abbiamo fatto all'assessore alla pubblica istruzione, perché ho visto che all'epoca qualche spiegazione l'ha data lei e non l'assessore, ecco perché ci siamo rivolti a lei. Buonasera a tutti. Allora, sì, prende la parola Pamela Melechi per la registrazione, sì, non sì, per altro. Prego. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo partecipato a questo bando la settimana di Ferragosto. A settembre abbiamo avuto la risposta di assegnazione. Nel merito ci potrà spiegare il tutto l'ingegner Pasquale, che è colui che sta seguendo. Passo la parola all'ingegnere. Buonasera, mi presento, sono il nuovo responsabile dell'area per chi non mi conoscesse, ma bene o male mi conoscete tutti. Allora, per quanto riguarda il finanziamento, dopo che ho preso servizio, ho verificato che è già stato affidato la progettazione sulla Pascoli attraverso un fondo rotativo finanziato dal MISE per la progettazione ed efficientamento completa di tutto il plesso. Pertanto è stato dato incarico, giusto per chiarire, al raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui capofila è l'ingegner Ligugli, che sta già procedendo, prima ancora di essere affidatari del bando, alla progettazione complessiva per un importo che sicuramente è stimato intorno ai 2 milioni di euro. Allo stesso, dato che ancora deve procedere alla definizione del progetto definitivo ed esecutivo entro il 31 dicembre, è stato richiesto di realizzare dei lotti funzionali e pertanto di definire, attraverso il progetto che deve presentare, un progetto parte del tutto per un importo di 200.000 euro, con gli obiettivi che prevede questo tipo di bando. Ovviamente nel momento in cui presenterà il progetto procederemo all'affidamento, alla procedura di gara entro i termini previsti. Ovviamente per chi non è pratico di finanziamenti, vi voglio dettagliare e specificare una cosa. Per quanto riguarda il finanziamento, è uscito in tempi anomali, perché normalmente un efficientamento di scuola non può essere effettuato con un bando ad agosto e una definizione di graduatoria a settembre, come è stato precedentemente detto. Ed è normale quindi che non si è proceduti alla gara per tempo, né giustamente per quello che prevede l'area tecnica amministrativa vuol far spendere ulteriori soldi all'amministrazione affidando progettazioni sullo stesso edificio ad altri tecnici e pertanto si è sfruttato quello che ci abbiamo in essere. Spero di aver chiarito un po' la situazione. Posso replicare, Presidente? Cioè, si dà atto che questo finanziamento è perso, ingegnere? No. Allora, innanzitutto io voglio... Non so se lei ha avuto, visto che mi ha detto prima quando siamo fermati, che ha una mole di lavoro che sicuramente deve seguire tante pratiche. C'è stato un chiarimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione il 9 di agosto, credo, il 6 di agosto, dove chiariva che non si tratta di efficientamento, ma dovevano essere delle opere esclusivamente per la messa in sicurezza, non dovevano essere opere strutturali, ma servivano soltanto alle misure anti-Covid per il 2021 e il 2022. Io ho seguito un po' qualche posto su Facebook dell'assessore che diceva che bisognava rifare l'impianto del riscaldamento, che non c'entrano niente con questo finanziamento, così come non è plausibile quello che dice lei, che si è dato un incarico, quell'incarico che fu dato, credo, l'incarico di progettazione, forse era un centinaio di mila euro, non mi ricordo, per la progettazione dell'efficientamento delle scuole, almeno il bando era quello, se non ricordo male, come progettazione.
può darsi che mi stia sbagliando, non lo so, però era un incarico grosso per la progettazione, forse i primi tempi appena si è insediata l'amministrazione. C'è stata fatta una selezione e sono stati affidati gli incarichi. Però il problema è che questo finanziamento doveva essere appaltato entro il 29 di ottobre. Io lo leggo. No, e mi dà gentilmente la no, io leggo la mia, poi se gentilmente mi può essere fornita la vostra, io leggo che le modalità di erogazione dei contributi. Nel caso di lavori, l'ente locale beneficiario dovrà caricare sul sistema informativo entro e non oltre il 29 di ottobre 2021 le seguenti documentazioni: il CUP di intervento, la determina di approvazione del progetto, la determina di indizione di affidamento dei lavori e basta. Cioè, è scadenza che ha dato il Ministero il 29 di ottobre. Allora io chiedo che se c'è stata una proroga che mi sia fornita, altrimenti dobbiamo prendere atto che oltre ai finanziamenti che sono stati persi per svariati milioni di euro, li ho già menzionati l'altra volta, ma voglio ricordare Oria 170, Ceglia 350, Fasano e così via, tutti tra i 300 e i 400 mila euro di un finanziamento. L'altro finanziamento, Francavilla 3 milioni di euro, Francavilla 2 da 3 milioni di euro, Ceglie 760 mila euro, Carovigno 1 milione di euro e così via. L'assessore ci disse: no, ma noi abbiamo preso quello di 200 mila euro. Io sono convinto che avete preso anche quello. Quindi vorrei eventualmente che mi sia fornita la proroga che il Ministero ha dato a questo finanziamento, perché parlando con tanti miei ex colleghi sindaci, tutti mi hanno detto che la scadenza era perentoria al 29 di ottobre, che è stata fatta anche richiesta attraverso l'ANCI per chiedere eventualmente una proroga, ma che a oggi nessuna proroga è stata concessa. Vuole replicare, ingegnere? Va bene, ne prendiamo atto. Procederò a dare tutti i chiarimenti in merito entro mercoledì. Grazie ingegnere, passiamo all'altra interrogazione. Qui sempre gli interroganti sono i consiglieri Saragino e Margheriti, che interrogano l'assessore ai lavori pubblici sui lavori che si stanno espletando nel paese. Chi vuole? Consigliere Saragino. Con la presente, i sottoscritti consiglieri Chiara Saracino e Giuseppe Margheriti chiedono di sapere quanto segue. Da mesi assistiamo a lavori di scavo per allacci di servizi alle utenze o di prolungamenti di tronchi idrici fognanti o di lavori per interramento di cavo elettrici o di passaggio della fibra ottica che interessano varie vie del paese. Molti di questi lavori stanno interessando vie asfaltate da poco tempo, forse meno di un anno, con notevoli danni agli asfalti appena rifatti. Avendo notato che i lavori di ripristino, dove vengono effettuati, non avvengono in modo corretto a parere degli scriventi, ma anche a parere dei cittadini che ci abitano, in molti casi infatti si stanno già sfaldando ed in altri ostruiscono il deflusso delle acque piovane, ma sicuramente non stanno ripristinando adeguatamente lo stato dei luoghi. Interroghiamo l'assessore ai lavori pubblici se il responsabile del servizio ha effettuato sopralluoghi per verificare tale mancanza e se ha redatto dei verbali delle aziende interessate dai ripristini dei quo. Suddette strade, almeno su quelle rifatte da poco, prima di rilasciare l'autorizzazione agli scavi, sono state date delle prescrizioni al fine di ripristinare l'originale stato dei luoghi? Nel caso affermativo, che tipo di prescrizioni sono state imposte? Ci potrebbe fornire copie delle prescrizioni imposte? È stato evidenziato nelle varie aziende che oltre alla superficie di scavo sono state danneggiate anche superfici adiacenti per il movimento delle macchine cingolate? A questa interrogazione presentata il 4 ottobre è giunta, nonostante fosse mandata all'assessore ai lavori pubblici, la risposta del responsabile, che ringrazio anche insomma per la celerità.
Mio malgrado però sono costretta a chiederle quello che c'è scritto perché era poco chiaro. Lo leggo in modo che sia insomma di conoscenza pubblica. In relazione alle autorizzazioni delle utenze GAS, AQP ed Enel, si procede al rilascio delle stesse in seguito alla verifica dell'istanza e secondo il tipo di intervento proposto al fine di tutelare il bene comune. Pertanto, questo ufficio, nel prendere atto della richiesta, fiducioso di collaborazione da parte degli iscriventi, resta a disposizione nel fornire la documentazione per qualunque segnalazione specifica e dettagliata. Ora, non è ben chiaro se la nostra richiesta, se c'è un protocollo, se i ripristini vengono controllati o quantomeno se c'è una procedura da seguire. Quindi noi ribadiamo, insomma, richiediamo all'assessore ai lavori pubblici se insomma c'è un protocollo, se ci sono dei ripristini o comunque un protocollo, insomma. Chi vuole prendere la parola? Assessore Bernardi, prego. Buonasera a tutti. Appare quanto mai singolare che io debba oggi rispondere di fatti che accadono da sempre su questo territorio, fatti peraltro da noi denunciati in campagna elettorale e che da sempre sono ammessi come, chiedo scusa, non accetto alcun commento quando un consigliere parla, prego, che sono sotto gli occhi di tutti, poiché il Comune non ha mai programmato e relazionato in rapporto all'esistenza dei sottoservizi i propri interventi sul territorio, in particolare per il rifacimento del manto stradale. Forse si dovrebbe chiedere a voi ex amministratore se avete fatto le indagini per prevenire quanto prima individuare le strade da asfaltare e soprattutto verificare se erano presenti gli allacci dei servizi di tutti i residenti prima di asfaltare e chiedervi quali iniziative avete intrapreso prima di appaltare i lavori. Noi non possiamo oggi essere responsabili dell'inefficiente e mancati interventi da parte di chi ha amministrato e da parte dei tecnici che hanno ignorato ogni forma di controllo sui lavori svolti sul territorio comunale. Quanto da voi richiesto è stato da subito attenzionato agli uffici predisposti e sensibilizzato agli uffici ai controlli puntuali, ma come più volte denunciato, questi ultimi hanno più la sedia dell'ufficio che le attività di controllo sul territorio e di cantiere. Richiedere oggi se il responsabile del servizio è effettuato i sopralluoghi e come chiedere se gli uccelli volano, poiché conoscete le risposte e da ogni modo è appena il caso di sottolineare che tali attività competono agli uffici preposti, per cui occorre interrogare gli stessi e non il sottoscritto, per il principio e la separazione dei poteri, stante la grande sensibilità degli stessi in merito alle presunte ingerenze da parte dell'esecutivo stesso. In merito al punto 2 dell'interrogazione, si rammenta che non vi obbligo da parte prescrizioni ulteriori a seguito della manomissione di manto stradale, atteso che il ripristino è regola d'arte espressamente previsto alle norme di legge regolamentare di riferimento. Per quanto riguarda il punto 3, si rilascia copia alla prescrizione in essere, da cui si evidenzia presente dell'esecutivo in tale fattispecie. Per il punto 5 invece occorre chiedere agli uffici preposti, atteso che la questione è di esclusiva di loro competenza, in
termine gestionale, restando in capo all'organo politico l'attività di indirizzo e di controllo puntualmente viene esercitato di seguito alle prescrizioni formalizzate dagli uffici. Terminato, assessore? Ha terminato? Vuole, se vuole, per maggiori garanzie può consegnarlo anche al segretario. Grazie, sì. Se lo ritiene sempre. Grazie. Se possibile vorrei avere una copia, sì, perché io non ho ben capito quello che ha detto l'assessore. Diciamo che la lettera che ha letto probabilmente ha una proprietà di linguaggio troppo alte per la mia... Sì, lasciamo perdere queste esternazioni. Consigliere Saragino, abbi pazienza. Se vuole... Presidente, scusa. Un attimo di pazienza. Se vuole... Posso avere una copia innanzitutto? Ecco, grazie. Come faccio a fare copie? Le do questa. Grazie. Sì. Detto questo, preliminarmente ovviamente c'è sempre questo rimbalzo di problematiche, voi non siete stati capaci, ma infatti hanno letto voi che siete più capaci di noi, quindi dovete dimostrarlo. Quindi in un anno a questa parte, sostanzialmente, se noi non siamo stati capaci di seguire, ma non vi abbiamo fatto una richiesta fuori dal normale, perché come ha detto l'assessore, dalle quali presentata dal dottore Polito e dal dottore Passero. Sì. Passero e Polito. Detto ciò, facendo riferimento a quello che ha detto l'assessore poc'anzi, quando dice che la legge prevede che ci siano stati fatti dei ripristini ad hoc, ben venga, ma visto che l'assessore ci passa sempre da via Verdi, da via Oberdan, tutte strade asfaltate benissimo, quelle vi sembrano ripristini che sono stati fatti come si deve, eppure quegli asfalti non c'eravamo noi quando sono stati fatti. Ora, era nostro il progetto, però l'avete portato avanti voi. Ora, ci sono delle norme da seguire, l'avete detto voi, sicuramente non c'è un protocollo, però sicuramente non sono asfalti che sono stati fatti a regola d'arte come prevede la legge, perché non c'è nessuno che abbia controllato. Detto ciò, ci sono stati dei casi nella nostra passata amministrazione in cui hanno rotto, ne posso fare un esempio su tanti, via Botticelli che è stata asfaltata e poi è passata la banda larga, in cui noi abbiamo chiesto espressamente che si rifacesse completamente la l'Enel o la banda larga, non ricordo il dettaglio, che si rifacesse completamente l'intera carreggiata. Quindi al di là di chi sia la competenza, assessore Bernardi, quando gli interroganti le fanno le domande, lei non può dire che dobbiamo rivolgerci agli uffici, ma è suo compito rispondere in consiglio comunale le materie su cui viene interrogato, magari anche con l'aiuto. Io ho apprezzato la risposta del dirigente, che suo malgrado immagino che si trovi in una situazione insomma di tanto lavoro, però la sua risposta politica diciamo che è un poco carente, per questo non sono soddisfatta. Vabbè. Ne prendiamo atto della sua insoddisfazione. L'articolo 51 del regolamento prevede, insomma, al comma 6 ciò che può fare una persona, un consigliere, quando è insoddisfatto. Quindi, al di là di questa circostanza, passiamo all'altra interrogazione, che è quella sempre del consigliere Margheriti e Saragino, con riferimento ad un'interruzione tra le strade di via De Falco e via Alfieri. Chi vuole intervenire? Sempre io. Consigliere Saragino, prego. Con la presente sottoscritti i consiglieri Chiara Saracino e Giuseppe Margheriti chiedono di sapere quanto segue. Dai primi di agosto risulta interrotto il collegamento tra le strade via De Falco e via Alfieri con un ammasso di tufo. Da informazioni assunte sembrerebbe sempre un'autonoma iniziativa presa dall'assessore Bernardi a seguito di lamentele di alcuni cittadini che lamentavano il problema della polvere a causa della strada non asfaltata. Con tale opera
Con tale opera accontentava tale richiesta, ma causa enormi disagi a tutti gli altri cittadini che sono interessati al passaggio da tale tratto di strada. Chiediamo all'assessore quali siano stati gli atti per ordinare tale opera. In quanto alla chiusura della strada... Do la parola al consigliere Bernardi, chiedo scusa, prego. Della strada Via De Falco. Lo stesso voce dice che Via De Falco e Via Alfieri. In mezzo alle due strade c'è una proprietà privata che non ho dato io l'ordine di chiuderla, ma bensì l'hanno chiusa e fatta chiudere. Chi? È la proprietaria di quel terreno. Per non prendere qualche denuncia che abusivamente è stata aperta. Io l'ho saputo perché... Sto parlando con voi, eh? Perché le cose che dite voi non rispondono a verità. L'ha fatta chiudere la proprietaria che interrompe le due strade per non denunciare chi l'ha chiusa e chi l'ha fatta chiudere. Quindi questo a mio... Passa. Posso? Prego, consigliere Saragino. Per essere insomma più chiara, l'assessore mi dice che non è stata un'iniziativa dell'assessore ma dei proprietari di quel lotto. Quindi io sostanzialmente domani... Ok. Chiedo scusa. Allora, consigliere Margheriti. Io sto chiedendo all'assessore una precisazione. Mi dice... Sì, ma se replica, chiedo scusa se la interrompo, se replica un consigliere, deve replicare solo un consigliere. Prego, consigliere Saragino. Voglio sapere quindi se è stata un'iniziativa dei proprietari che hanno insomma usato Morleo e De Stradis per collocare lì quel masso di tufo che impedisce la transizione. Quindi voglio sapere solo questo, poi sarà mio obbligo e onere riferirmi a chi di dovere per relativi... Risponde il consigliere Bernardo, prego. Come voi avete specificato qua per sentito dire, io per sentito dire, per non essere denunciato chi ha chiuso la strada e chi l'ha fatta chiudere, no? Hanno messo quei tuffi, quell'ammasso di tuffi. Quindi sta ammettendo che è la proprietaria che interrompe le due strade. Prego, consigliere. No, deve replicare solo. La differenza qual è? Aspettate una seconda. Quello che ho capito, proprio per evitare, ma l'assessore è stato chiaro, ha detto che per evitare una denuncia che si prenderà, in realtà sono state altre persone, ma un amministratore non può rispondere per sentito dire, assessore. Magari noi che non siamo interni all'amministrazione possiamo sentir dire, ma voi assolutamente, però lei ha ribadito che in realtà non ne sa niente. Bernardi, consigliere Bernardi, un attimo di pazienza. Noi gli stiamo rispondendo che la sua insomma locuzione è stata chiarissima ai nostri orecchi, sarà chiarissima anche a chi li ascolta e a chi prenderà atto. Grazie. Va bene. Possiamo passare all'altra interrogazione. Che è quella sempre... Gli interroganti sono sempre il consigliere Saracino e il consigliere Margheriti. Un attimo di silenzio, chiedo scusa. Con riferimento ad una paventata sempre voce di paese, una denuncia a carico dell'assessore Bernardi. L'interrogante, chi vuole prendere la parola? Prego. Magari anche questa sarà un'edigeria di piazza, non lo so. Da giorni, questo lo scrivevamo il primo di novembre forse, ottobre, non ricordo. Ottobre, primi di ottobre. Da giorni circola in paese di una denuncia a carico dell'assessore Bernardi, poi sempre voci di paese, pare che ci sia un avviso di garanzia nel frattempo che sia arrivato, per un presunto trasporto e stoccaggio di rifiuti abusivo presso il cortile dell'ex comune. Pare inoltre che insieme a lui sarebbe coinvolta una seconda persona
che su suo indirizzo svolgeva tale servizio senza essere assunto da nessuna ditta operante per mezzo del comune. Non essendo la prima volta che assistiamo a queste iniziative dell'assessore, che ci auguriamo non siano state condivise con l'amministrazione, vorremmo sapere dall'assessore se tutto questo risponde a verità. Allora, chiedo scusa se intervengo su questo punto. Siccome lei ha fatto riferimento ad un avviso di garanzia, io non conosco, io chiedo scusa, che mi fa, allora, un attimo di pazienza. Lei ha ricevuto un avviso di garanzia con riferimento a questo fatto? Assolutamente no. No, perché altrimenti non possiamo parlare. Ecco, questo... Prego, le do la parola, consigliere. Prego. In merito all'interrogazione che avete fatto poc'anzi, inerente al trasporto dei rifiuti presso il cortile dell'ex comune, comunico che... Guarda che io non mi faccio sentire, ma tu mica te me. Tanto ti rimangi proprio le parole. Va bene, vi comunico che c'è stata nei miei confronti una denuncia per stoccaggio abusivo di rifiuti, che non sono rifiuti, solo qualche ingombrante, di cui c'è la procedura alla magistratura, sulla quale non intendo esprimere in quanto c'è l'indagine in corso. Ma chiedo scusa, ma se c'è, ma c'è un'indagine o non c'è un'indagine in corso? Abbi pazienza, le ho fatto la domanda prima, se c'è, allora se c'è un'indagine, c'è assessore Bernardo, io sono stato chiaro. Sì. Se c'è un'indagine in corso, scusa. Passiamo all'altra interrogazione. Scusa. Se c'è, gliel'ho fatta prima la premessa. No, non si può reprimere. Allora, chiedo scusa, allora un attimo, consigliere Margheriti, è chiuso il capitolo, passiamo all'altra interrogazione. Allora, l'altra interrogazione è afferente la discussione dell'impianto di compostaggio, forse è l'ultima interrogazione, perfetto, chi vuole relazionare? Consigliere Margheriti, le do la parola, prego. Se posso, siccome sono più punti, magari mi soffermerei punto per punto, visto che l'argomento è abbastanza delicato, se è possibile. Così. Se non potevo replicare una volta sola. Quindi lei prendiamo un punto, prendiamo l'altro, prendiamo l'altro. Va bene. Allora, i sottoscritti consiglieri... Allora, la domanda è, siccome pare che ci siano più punti, con riferimento a questa interrogazione, il consigliere Margheriti vuole discutere sostanzialmente prima il primo punto con poi chi deve rispondere, poi il secondo punto, il terzo. Ho capito bene? Sì. Perfetto. Chiedo scusa. Va bene questo modus operandi? Per me non va bene, anche perché qui per lei non va bene. Abbiamo una scaletta, ce l'ha lui, ce l'ho io. Abbiamo una scaletta dell'interrogazione, ce l'ha lui con vari punti, ce l'ha lui, ce l'ho io, lui ce ne gesse tutti i punti e io man mano che come dire in maniera quasi cronologica sì, io per non creare per non creare confusione non si crea nessuna confusione. Siccome sindaco, ho chiesto al consiglio con riferimento a questo modus operandi che aveva menzionato il consigliere Margheriti, mi pare che il consiglio non accoglie questa richiesta e quindi consigliere Margheriti legga punto per punto e poi risponderanno i consiglieri di riferimento. Prego, le do la parola. I sottoscritti consiglieri comunali Giuseppe Margheriti e Chiara Sanacino chiedono al prossimo consiglio comunale sia trattato l'argomento in questione interrogando l'assessore all'ambiente. Quali sono stati i motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale a decidere di non impugnare l'autorizzazione unica numero 79 del 29 aprile 2021, che avrebbe potuto riaprire i margini per bloccare l'autorizzazione al funzionamento dell'impianto e che invece ha portato alla improcedibilità del ricorso in appello?
Come mai non è stata data informazione ai consiglieri comunali e ai cittadini sul rilascio dell'autorizzazione unica che di fatto ha sanato tutte le criticità evidenziate in questi anni, molte delle quali dovevano essere discusse nell'ambito del ricorso alla Corte d'Appello di Lecce, reso improcedibile con la mancata impugnazione dell'autorizzazione unica. Se tale scelta è stata condivisa con i due legali, tra cui un professore con la parcella da 30.000 euro, è cambiato qualcosa nella volontà dell'assessore prima e dell'amministrazione dopo su quanto si erano impegnate a fare in campagna elettorale? Quali iniziative intendono perseguire a tutela della salute pubblica, come più volte richiesto dallo stesso assessore nella passata amministrazione? Sono state fatte delle analisi ambientali o d'origine prima dell'entrata in funzione dell'impianto, in modo da avere un riscontro in caso di futuri problemi ambientali o di odori? Ha terminato, consigliere Margheriti? Grazie, sì. Chi interviene? Prego, consigliere Polito. Quanto tempo ho a disposizione? 10 minuti? Inizia a parlare, non c'è problema. Inizio a parlare. Allora, non siamo formalisti. Non... Beh, se dobbiamo seguire il regolamento, del funzionamento del Consiglio Comunale. Dobbiamo seguire il regolamento, consigliere Polito, non usciamo più, ma glielo posso garantire. D'accordo. Prego. Allora, io... Come? Allora io, come dire, quando ho visto questa interrogazione, a considerare alcuni fatti pregressi che sono di pubblico dominio, ho avuto un po' di meraviglia, francamente, perché proprio me la sarei potuto aspettare da altri consiglieri di opposizione, ma non da voi. E mi spiego, nel proseguo vado a puntualizzare vari punti senza comunque andare a fare un comizio, perché non è la sede idonea. Tra l'altro, tutti questi punti li abbiamo sviscerati nelle varie manifestazioni, nei vari consigli comunali e quant'altro. Però ad onore di cronaca, e perché si possa avere una cognizione quantomeno succinta di tutto l'iter procedimentale che è stato seguito nel tempo, corre l'obbligo chiaramente di ricordare le più significative vicende, tappe che hanno chiaramente portato alla cioè le tappe dell'impianto di compostaggio. Ripeto, senza fare alcun comizio, però questo ci serve anche per capire da dove partono le criticità, perché è doveroso farlo. Allora, tutti noi sappiamo che c'è stata una prima fase temporale in cui non si sa per quali motivi, non si sa per quale vie contorte, una ditta del nord, che poteva essere anche della Francia, per carità, non è che io c'ho, faccio questione di razzismo. Per queste vie contorte, una ditta del nord ha scelto un piccolo paese di 9.000 anime, vocato all'agricoltura, per fare la domanda dell'impianto. Presidente, chiedo scusa, ma sta rispondendo all'interrogazione o... Allora, consigliere Polito, voglio capire di cosa stiamo discutendo qua. Ha ragione. Allora, consigliere Polito, io non l'ho interrotta, però dobbiamo partire. Io ho fatto delle interrogazioni e pretendo delle risposte alle interrogazioni. Consigliere Margheriti, un attimo di pazienza. Allora, consigliere Polito, si attenga cortesemente ai capitoli che le sono state sottoposte. Va bene? Prego. Cercherò, però non si possono non menzionare alcune cose. Va bene, andiamo avanti. Allora, quali sono i motivi? Quali sono stati i motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale a decidere di non impugnare l'autorizzazione unica regionale 79 del 29 aprile 2021, che avrebbe potuto riaprire i margini per bloccare l'autorizzazione e il funzionamento dell'impianto? Ok. Allora, noi crediamo che queste critiche sono, di lana caprina, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista,
perché le sentenze del Consiglio di Stato si articolano sulla verifica, mi consenta di leggere alcune note che mi sono appuntate. Chiaramente, come può ben capire, mi sono avvalso della collaborazione, del supporto di un esperto in materie giuridiche. Le sentenze del Consiglio di Stato si articolano sulla verifica della legittimità degli atti amministrativi e nulla hanno a che fare con le scelte della politica. Io vi chiedo, l'impugnazione di quel provvedimento non può essere superficialmente proposta per mera scelta politica, ma deve poggiare su degli argomenti giuridici rilevanti che ne possano giustificare la censura innanzi al giudice amministrativo. In altre parole, vi chiedo, voi in quella determina notate dei profili di illegittimità della determina 79 del 28 aprile 2021? Io credo che non sia buona amministrazione presentare impugnazioni temerarie e senza ragioni giuridiche, che significherebbe spingere l'ente a subire responsabilità risarcitorie con gravissimo danno per la comunità. A meno che non si faccia ricorso, come è successo nel passato, e qui chiaramente e necessariamente devo fare riferimento per esempio ad una ordinanza che è la più significativa, che lei ha fatto in base all'articolo 50 del TUEL, per supposte ipotetiche emergenze igienico-sanitarie di dicembre 2018, ordinanza che poi è stata, come dire, rifiutata, come dire, annullata dal TAR e da lei anche successivamente. Quindi ha fatto un'azione in quella circostanza, un provvedimento che non si capiva per quale motivo la stesse facendo, non essendoci presupposti delle criticità igienico-sanitarie. Il Consiglio di Stato non dice che l'impugnazione avrebbe determinato la chiusura dell'impianto. Dove l'avete? Da dove si ricava dalla sentenza del Consiglio di Stato? Né tantomeno. Non significa affatto che il Consiglio di Stato avrebbe annullato la sentenza del TAR numero 108 del 22 gennaio 2021. Almeno questo sembra che siano rilievi che tutti noi riusciamo a capire. Continuo dicendo, giusto per rispondere alla domanda, la questione politica in questa vicenda si è consumata nel momento in cui la precedente amministrazione ha aperto la strada della costruzione dell'impianto con il riconoscimento e la sottoscrizione dello schema di convenzione del 26 aprile 2016, lontano 26 aprile 2016. Questo per quanto riguarda la prima domanda, per cui noi, siccome ci teniamo, credo, non ci inoltriamo in azioni temerarie che possono portare ad azioni risarcitorie. Non dimentichiamo che tutte le azioni che sono state fatte, consulenze, ricorsi al TAR, Consiglio di Stato, consulenze da parte tecnico-scientifiche, e ricordiamo quali sono, quelle dell'ingegner Sellani, quella dell'ingegner De Leonardis, quella dell'Università del Salento. Ok? A che cosa ci hanno portato? Noi abbiamo potuto, mantenendo fede a quello che avevamo detto in campagna elettorale, ma dal nostro punto di vista i giochi erano già tutti fatti, abbiamo tenuto fede all'impegno, continuando nei legali, dando l'incarico agli stessi legali di fiducia cioè della vecchia amministrazione. Quindi non abbiamo cambiato, come dire, l'impostazione della difesa. Prima questione. Seconda questione. Informazione. Volevo ribadire che per tutte quelle azioni, ricorsi e quant'altro, eccetera, eccetera, mi dovete dare atto che sono stati spesi più di 100.000 euro a scapito della comunità.
quando tutte le azioni successive, giuridiche e quant'altro, sono partite dalla sottoscrizione di quella convenzione, che sappiamo benissimo, come dire, è stata fatta in fretta e furia. Un'ultima annotazione: come mai tutte queste consulenze, approfondimenti tecnico-scientifici, eccetera, eccetera, sono stati fatti dopo che è stata firmata la convenzione? Non sarebbe stato più semplice, più logico e più utile per la cittadinanza farli prima, quando loro signori proponevano quell'impianto di compostaggio? È una domanda che faccio a voi e a tutta la cittadinanza. Niente, per quanto riguarda la prima io mi fermerei qui, però mi riservo di consegnare poi, come dire, il consigliere Polito deve rispondere a tutte le... Io le sto dicendo, ho fatto un piccolo inciso, poi consegnerò tutta la relazione alla segreteria per farlo leggere a tutti. Per allegarlo agli altri. Va bene, adesso proseguo oralmente, certo. Come mai non state date informazioni ai consiglieri comunali? Perché? Che cosa sarebbe cambiato? Avrebbe comportato, come ha detto qualcuno, che chiaramente, come dire, spero che ci sia un chiarimento con quel qualcuno, avrebbe cambiato, come dire, l'impostazione? Saremmo stati indotti a perseverare in queste azioni temerarie? La nostra amministrazione, e questo ce ne dovete dare atto, è impostata sui richiami alla normativa e alla legittimità. Va bene? Questo è quello, e alla legalità. Di questo, potete pure avere, alcune contrarietà, potete avere. No, chiedo scusa, consigliere Margheriti, abbia pazienza. Prego, consigliere Polito, vada avanti. Non dimentichiamo, caro, ma questo non perché noi, non siamo d'accordo sulla condivisione e sulla partecipazione, ma non dimentichiamo che proprio la vostra amministrazione, faccio un piccolo richiamo, obbligato, la vostra amministrazione si è battuta ha approvato quella convenzione senza aver dato le giuste informazioni alla cittadinanza e secondo la normativa di Aarhus, secondo la convenzione di Aarhus, va bene? E adesso voi volete fare la cresta o fare la lezione a noi? Non si dimentichi quelle tre giornate famose con i suoi saggi, caro consigliere. No, non se ne dimentichi. Postumi alla convenzione. Tale scelta è stata condivisa, ripeto la domanda, con i due legali, tra cui un professore con parcella da 30.000 euro? Non è mia abitudine richiamare e fare nomi di chi che sia il Consiglio Comunale. Fatto sta che uno dei due ha detto testualmente: se noi dobbiamo impugnare quella determina del 28 aprile 2021, noi dobbiamo avere, è necessario un supporto tecnico che ci ausili nel merito dell'eventuale impugnazione, poiché è evidente che senza censure di tal tipo un ricorso fondato su soli vizi formali avrebbe poche speranze di esito positivo. Non l'ho detto io. Per cui, facendo tesoro di tutte le consulenze tecnico-giuridiche, di tutti gli approfondimenti, fatti di ogni tipo riguardo alla vicenda, sempre postuma, chiaramente, accertamenti sempre postumi, noi che cosa ci abbiamo ricavato? Nulla. Sia il TAR, sia i consigli di Stato, cioè il ricorso al Consiglio di Stato, ci hanno dato sempre torto. Se è cambiato qualcosa nella volontà dell'assessore prima e dell'amministrazione dopo su quanto si erano impegnati a fare in campagna elettorale? Non è cambiato assolutamente nulla. E la mia storia al riguardo, o se volete chiamarla cronaca, lo testimonia.
è la mia storia riguardo e il mio impegno riguardo all'impianto di compostaggio lo testimonia. Rivedetevi tutte le tappe della vicenda e di quello che è stato e di quello che è successo. Non è cambiato assolutamente nulla. A questo riguardo io mi auspico una cosa, guarda, dal profondo del cuore. Siccome evita i commenti, consigliere Saracino, rispondane al dettaglio poi, quando è il momento. Allora, tenga presente, l'auspicio che io volevo fare è che mi ero riservato e che sta alla fine di questa relazione che poi consegnerò, e che malgrado tutto, adesso ci si metta tutti di impegno, con spirito collaborante, perché c'è ancora qualcosa da fare, nei controlli. Chiaramente, se siamo in collaborazione, la qualcosa, e chiaramente qui mi fermo, possiamo ottenere ancora qualche risultato. E mi rivolgo anche a degli interlocutori che non sono in Consiglio Comunale e che non sono chiaramente qui presenti, che non sono degli amministratori, che l'auspicio è quello che si superino eventuali steccati che probabilmente per colpa di tutti, si sono create. Così facendo, restando disuniti, non andiamo da nessuna parte. Se continuiamo in questi battibecchi continui, la colpa è mia, la colpa è tua, no, ma tu potevi fare così, eccetera, eccetera, io in questa relazione, per questo era importante fare la cronaca di tutte le vicende passate, perché si evince chiaramente da dove parte tutto l'inghippo. E voi sapete benissimo che l'ho seguita sin dall'inizio questa vicenda. Quali iniziative intendono perseguire a tutela della salute pubblica, come più volte richiesto dallo stesso assessore della passata amministrazione? Chiaramente qui parlo soltanto di quelle ufficiali. Come potete aver notato, sul sito del Comune, sull'albo pretorio del Comune, ho fatto pubblicare i report del monitoraggio che a dicembre del 2008, che già a novembre del 2008, abbiamo chiesto all'ARPA l'impianto di un sistema di monitoraggio fisso che abbiamo collocato vicino alle poste, di fronte a Barcafran, in via Savoia. Il report, perché poi lì sono stati per ben due mesi, da febbraio ad aprile, per ben due mesi, il report delle analisi effettuate ci è arrivato adesso verso ottobre ed è stato pubblicato. Abbiamo richiesto successivamente un altro monitoraggio con lo stesso tipo del fisso, e ci è stato concesso per altri due mesi, da aprile a maggio-giugno. Quello, quando saranno analizzati i dati, saranno, come dire, fissati. Ultimamente abbiamo chiesto, in attesa che venga individuata una società che ci impiante un sistema di monitoraggio, chiaramente in punti strategici del paese, che chiaramente valuteremo quali sono in base alla rosa dei venti, chiaramente in attesa di quella cosa, che se non sbaglio, anzi sicuramente l'abbiamo deliberato oggi in giunta, poco prima del Consiglio Comunale, quindi abbiamo dato atto di indirizzo al responsabile ingegnere Ciro Pasquale di provvedere in merito. Nel frattempo abbiamo chiesto sempre all'ARPA di analizzare, in modo da avere una valutazione, diciamo così, al tempo zero dell'inizio dell'attività dell'impianto stesso, un'analisi delle aree circostanti l'impianto stesso. Credo di aver risposto a tutte le domande. Va bene. Vuole replicare? Prego, consigliere Margheriti. Un po' di tempo credo ci abbiamo io, no? Può replicare punto su punto su quello che ha. Inizio col dire che l'assessore Polito non si smentisce mai nella doppia personalità.
iniziava da Groba da Bolletta per finire la campagna elettorale per arrivare al compostaggio che sdoppia la personalità fra quello che diceva un anno fa e fra quello che dice oggi. Inizio con il ricorso, non c'è stato, inizio col dire che non c'è stato nessun atto che la passata amministrazione non abbia impugnato da quando ha deciso di unirsi a quella che è la volontà dei cittadini per dire no all'impianto di compostaggio. Devo fare una premessa che l'unico atto a cui non ha partecipato il consigliere Passero e l'assessore Polito è stata la firma, la sottoscrizione della convenzione, ma delibera 2012 approvata all'unanimità, delibera 2014 approvata all'unanimità, a una forse mancava l'assessore Polito e l'altro il dottore Passero, però c'erano entrambi. Grazie a quella convenzione abbiamo portato avanti una battaglia per 5 anni e dopo pochi mesi della nuova amministrazione tutto il lavoro fatto in 5 anni è stato buttato al vento. Tutto quel lavoro che diceva l'assessore Polito, incarichi, soldi, legale, incarica all'Università del Salento, incarica all'ingegnere per farmi le memorie, si è sempre portato avanti. Siamo arrivati nel 2019 finalmente a far esprimere la provincia per dire che grazie a quella famosa convenzione che faceva sì che fossero tolti i rifiuti dall'autorizzazione unica provinciale accettata dalla Eracle, per fare quella modifica, era una modifica sostanziale. Infatti impose ad Eracle di riaprire l'AIA per modificare i codici CER. Siccome cambiavano l'impiantistica, cambiava anche l'autorizzazione. Poi c'è stato la lampada di Aladino di Emiliano e Grandaliano, che si sono inventati una legge di bilancio, credo la 2018, che bastava che un'azienda che dovesse operare nell'ambito dei rifiuti, nell'ambito dell'impiantistica dei rifiuti, bastasse a quell'azienda che facesse accesso ad ottenere un finanziamento che l'autorizzazione che storicamente spettava, non storicamente, per legge spettava alla provincia, passasse nelle competenze della regione. A quell'atto la regione, nonostante ci fosse stato già un parere della provincia che diceva riapri l'AIA, secondo la regione non c'era la necessità di riaprire l'AIA e quindi dà il parere favorevole all'avvio dell'impianto. Noi impugniamo quell'atto, era il 2019, si va avanti e facciamo le varie conferenze di servizio fino ad arrivare al 2020. Luglio 2020, intanto scusate, si chiude quella procedura che noi impugniamo. A luglio 2020 si apre l'altra procedura con la regione, con la 387, per inglobare tutte le autorizzazioni e dare l'autorizzazione al funzionamento del biogas, perché quella iniziale era soltanto per il discorso del compostaggio. A quella conferenza di servizi fortunatamente assisteva anche, siccome era in via telematica, assisteva anche qualche altra persona che oggi non c'è qui dentro, e siccome di quei verbali io non ho mai preso visione, perché poi il 4 di agosto mi sono dimesso, dove io impugnavo la 387 e fino all'ultimo giorno ho chiamato per avere i verbali ma non mi sono stati mai dati, dove io evidenziavo tutte quelle criticità che c'erano e sono rimaste, a iniziare dai capannoni, a iniziare dalle distanze, da tutto quello che ci siamo detto, assessore Polito, e che tu puntualmente eri pronto a segnalarmi e puntualmente pretendevi che ci fossero le riunioni dove fossero coinvolti il comitato e i consiglieri di minoranza, dove quando si andava a parlare con i legali dovevano venire a Erche perché dovevano incontrare i consiglieri di minoranza e il comitato, dove qualche volta mancava la consigliera Roma ed è venuto a sostituirlo l'oggi consigliere, ma all'epoca era soltanto un segretario di partito, dico sbaglio, Carmelo Cavallone, in sostituzione, cioè c'è stata sempre la massima trasparenza negli atti. E oggi lei mi viene a dire che cosa avrei dovuto dire o che cosa avresti potuto fare e perché te lo dovevo comunicare. Allora, forse sarebbe stato più facile, come hai messo nel finanziamento che hai perso per le barriere architettoniche, dire eravamo presi d'altro e non ci siamo accorti che la Regione ci ha notificato un'autorizzazione che riusciva a sanare tutte le criticità. Infatti oggi il Consiglio di Stato che ti ha detto? Ti ha detto è inutile proseguire
a fare a conte. No, no, sono parole del Consiglio di Stato che rileggo. L'appello principale è improcedibile. È improcedibile perché quell'autorizzazione provinciale è stata assorbita da quella autorizzazione al funzionamento per l'impianto di compostaggio è stata assorbita con la 387 che racchiude tutto. Innanzitutto si è dato all'impianto una valenza di essere un impianto di pubblica utilità. Con la pubblica utilità si sono superate tutte le criticità a livello urbanistico perché diventa variante allo strumento urbanistico ed era improcedibile quell'altro. E vi ha detto pure, voi c'è stata fatta, è stata rilasciata un'autorizzazione unica il 28 di aprile 2021, è stata comunicata alla parte, rilasciata dalla Regione Puglia, senza con le conferenze dei servizi e la parte e il comune non ha appellato quell'autorizzazione, quindi era improcedibile la prima. Poi se quando c'era Giuseppe Margheriti si dovevano fare tutte le battaglie perché era Giuseppe Margheriti e perché l'assessore Polito aveva un'altra personalità, oggi è ritornato nel suo essere e cambiano le cose, cambia, perché ripeto, l'ordinanza che ho fatto io all'epoca, e si sapeva che era una forzatura. Oggi però, visto pure quello che è successo l'altra sera, con tutto il fumo che stava uscendo, sta nelle tue competenze. Quella sera, anziché andare a guardare su Facebook quello che sta succedendo all'impianto, forse avresti dovuto alzare il sedere dalla sedia e andare tu e il sindaco e fermare quell'impianto per quello che stava accadendo, che è quello che mi chiedevi a me. Mi chiedevi di fermare un impianto quando ancora non era in funzionamento. Oggi che sta funzionando, e siccome sei un esperto, molto più esperto di me, perché avevi il comitato dei medici per l'ambiente, avevi quello che ti dicevano che quando accende l'impianto fa male, oggi l'impianto sta acceso. Chi stai aspettando per andarlo a fermare? Il sindaco che in campagna elettorale col confronto con Chiara e con Domenico diceva l'impianto non partirà. A costo pure che dobbiamo remunerare l'azienda, tutti questi promessi di campagna elettorale, sono promessi di campagna elettorale, ne prendo atto, però non ti permetto di dire che è stato causa della convenzione, perché la convenzione a me mi ha fatto giocare 5 anni con l'impianto e bastava arrivare a novembre del 2021 e l'autorizzazione sarebbe scaduta. Tu invece non so per quali interessi, dico oggi io, politici, altri, simpatie, benefreghismo, ignoranza, incapacità, non lo so, hai permesso che si consolidasse un'autorizzazione che se fosse stata impugnata sicuramente avrebbe riaperto tutti i giochi, li avremmo persi, ma intanto io fino all'ultimo avrei sperato di poter vincere e la possibilità ci è stata data e non ve la siete saputa giocare. Allora io non credo che gli avvocati, visto anche la capacità professionale, avete un professore, ma anche lo stesso Tolomeo, voi avete detto c'è un'autorizzazione unica e loro vi hanno detto non facciamo niente. Vi è stato detto questo dagli avvocati? Vi è stato detto questo dagli avvocati? Cioè, l'avvocato ha detto c'è un'autorizzazione unica, non facciamo niente, andiamo avanti con il vecchio, quando un avvocato deve sapere che quella era già non prescritta ma era improcedibile? Allora, siccome a me mi risulta diversamente, vorrei una relazione dell'avvocato Tolomeo e dell'avvocato Portaluri che dicono siamo stati noi a consigliare all'amministrazione comunale di non andare avanti, perché così non è, perché loro l'hanno scoperto quando hanno portato i motivi aggiunti. Nei motivi aggiunti hanno visto che era stato presentato da Eracle un'autorizzazione che già si era consolidata. E ve l'hanno pure detto, è inutile che andiamo avanti, però facciamo una babbiata, tanto la colpa è di Giuseppe Margheriti. Ok, mi assumo le mie responsabilità, l'unica responsabilità mia è la convenzione mi ha portato dal 2016 ad arrivare al 2021, al 2021 ve la siete giocata, la convenzione mi ha portato, anziché pagare rifiuti a 120 euro a tonnellata, a pagare a 30 euro, speriamo almeno questo che lo state facendo, non si è stato regalato pure soldi a era, che li pagliate a 120, questo non lo so, perché non ho visto ancora dei termini. E poi il pubblico mi chiede oggi a me, anzi prima dici che ha mantenuto fede, guardati la coscienza, non voglio risponderti io, guardati la coscienza, e poi mi dice a me di fare squadra, oggi, dopo che hai fatto tutto il casino, dopo che oggi sta fatto l'impianto,
dopo che oggi sta funzionando l'impianto, l'unica cosa che può fare, ti ho detto un'altra volta, fatti prestare la fascia dal sindaco un giorno e va a fare un'ordinanza con lo chiudi, che oggi è una tua prerogativa, quello che non avevo io e ho cercato di fare. Vuole replicare? Allora, in quel report che volevo fare io, e che lei giustamente ha detto, giustamente dal suo punto di vista, supportato anche dalla Presidente, dovevo rispondere necessariamente ai punti dell'interrogazione. Dovevo rispondere necessariamente ai punti. Comandante. Prego, consigliere Polito. Allora, nella sua replica il consigliere Margheriti non ha fatto altro che menzionare alcuni step che io mi ero, come dire, appuntato e che dovevo chiaramente dire. Non ha fatto riferimento però il consigliere Margheriti al fatto che, e questi sono dati inconfutabili, sono dati che sono documentati sulle carte, 27, sai quando ha fatto domanda di finanziamento la Eracle? Lo avete mai scoperto? Lo abbiamo scoperto noi, l'ha fatta il 20 settembre del 2016, cioè ben 3 mesi dopo che avete firmato la convenzione. E l'aveva fatta non alla Regione, ma l'aveva fatta chiaramente alla Società Sviluppo Italia. Mi faccia parlare e poi replica. Il 20 settembre del 2016, ben 3 mesi dopo, è stata, come dire, è stato dato, come dire, sviluppo, è stato dato seguito a quel finanziamento, è stato accettato con la delibera della Giunta regionale, che noi sappiamo, con la 2176 del 29 dicembre 2020, dopo che la stessa Eracle aveva fatto ricorso al TAR. Per il silenzio, sono parole, frasi che stanno negli atti, per il silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla istanza presentata in data 20 settembre 2016. E il motivo per cui chiaramente la competenza era passata. Un'altra questione, quando noi ci siamo insediati, a giugno del 2019, voi, avete chiaramente fatto notare un ipotetico abuso edilizio. In effetti c'era l'abuso edilizio, l'abbiamo verificato tutti, almeno così a prima vista, chiaramente con una comunicazione alla Procura della Repubblica. Di questa noi non sapevamo assolutamente l'esito. Di che cosa? Di che cosa? Questa forma di dialogo non va bene. Allora consigliere Polito, si accinga a concludere, altrimenti le tolgo la parola, perché non sono ammesse più repliche. Allora, l'esito lo abbiamo scoperto noi, e chiaramente con un decreto, il decreto di archiviazione c'era stato a ottobre del 2019. Quindi da ottobre 2019 non c'era più l'abuso edilizio. Noi abbiamo cercato, sempre su indicazione degli avvocati che voi conoscete, l'avvocato Tolomeo, su sua indicazione ci è stato consigliato di nominare un esperto in diritto e procedura penale al fine di ottenere una riapertura delle indagini, che tuttavia è stata rifiutata dal PM. Non so, questi sono dati che le considerazioni poi le lascio immaginare, le lascio trarre poi a voi. Posso? Sì, proprio no, brevemente poi. Brevemente, no, non sto capendo il senso. Vabbè. Cioè, prima cosa, ha fatto la domanda a Sviluppo Italia nel 2016, ma la Regione con quel finanziamento Sviluppo Italia non l'aveva avuto. Il problema che ha tirato in ballo Eracle è stata la delibera dell'approvazione del bilancio 2018 della Regione Puglia, dove ha messo una postilla che le aziende che chiedono un finanziamento non vengono più valutati con la 56, credo, non mi ricordo che legge
con la provincia, ma passa con la 387 alla regione. No, questo è stato il motivo. Il discorso della denuncia, è stata fatta la denuncia nel 2018, l'abbiamo detto anche nell'ultima interrogazione che facemmo noi a fine dicembre, se non ricordo male, per il compostaggio. Io l'avevo detto che c'erano state più di due denunce, più di un paio di denunce fatte, una sicuramente riferita al discorso delle cubature. Al discorso delle cubature erano andati insieme al maresciallo Coppola e i carabinieri, la pratica fu portata avanti dai carabinieri, inizialmente era stato incaricato, se non sbaglio, il PM Montinaro, poi per incompatibilità fu passato un altro, poi l'hanno archiviata, non lo so, no, la comunicazione di archiviazione non c'è mai arrivata. Però sempre parlando con qualche legale, ad un'archiviazione della procura non si può fare a distanza di 2 anni un ricorso, andava forse ripresentata un'altra denuncia, ma c'è sempre in piedi quella che ha fatto il comitato, che credo che non sia stata ancora archiviata, perché c'erano tutte quelle criticità, non so che cosa ne verrà fuori, però il problema che non c'entra niente con l'oggetto di oggi è che vi è stata data la possibilità di riaprire un iter di contenzioso, si è fatta la scelta, è inutile non difregamo soldi, scelte politiche, ma sicuramente non si può riversare tutta sulla passata amministrazione, perché ripeto, l'unica responsabilità che ho è quella di aver approvato la convenzione che oggi vi sta facendo risparmiare 100 euro a tonnellata e sicuramente mi ha fatto portare avanti una battaglia per 5 anni e ha fatto togliere i franchi dall'impianto. Quindi, soltanto che prima la pensavo in un modo, oggi sicuramente, anziché spendere soldi per andare a difendere l'ambiente e il territorio, forse vi servono diversamente per fare altre opere, per fare altre. È una gestione politica e non è sicuramente una questione amministrativa, perché se fosse andato l'avvocato a dire impugniamo la determina numero 79 della Regione Puglia, l'avvocato dice io proprio Tolomeo c'ha una scritta, non me la ricordo, insomma cuce il vestito in base alle esigenze dell'amministrazione o di chi per loro. Quindi c'è stata la volontà politica a lasciare da parte. Spero almeno che ci sia la volontà politica nei controlli e in tutto quello che c'è da fare, ma sicuramente non mi chiedete la collaborazione a me, perché non mi avete coinvolto per dire vedi che è stata rilasciata l'autorizzazione e non mi vuoi coinvolgere per dire assumiamoci le responsabilità, andate avanti da solo, grazie. Allora passiamo, chiusa la discussione, no, sindaco, se no poi devono replicare di nuovo. Ma già ho capito, ma già ho fatto oltre quello che doveva, già il sindaco. Ma è un'interrogazione, il regolamento dice che non possiamo parlare, allora parlo pure io dopo. Chiedo scusa, sindaco, faccio. Sindaco, no, sindaco, non scusa. È menzionato. No, abbiate pazienza. No, scusa, abbiate pazienza. Presidente, come vale? No, è chiusa la discussione. Passiamo all'altro punto, all'ordine del giorno. Allora. Presidente, scusa. Chiedo. Allora, consigliere Margheriti, no, abbiamo terminato. Poi. Ognuno farà le osservazioni che vuole in altra sede. Volete, fate tutto quello che volete, adesso non si può fare più niente. Allora, ratifica variazione punto 3 all'ordine del giorno. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, delibera di giunta comunale numero 102 del 22 settembre 2021. Chi vuole relazionare? Do la parola assessore. Mettiamo a verbale che il consigliere Margheriti e il consigliere Mancini si allontanano dall'aula. Allora, consigliere assessore Ferrara, prego. Buonasera. Allora, con delibera di giunta del 22 numero 102 del 22 settembre vi è stata la necessità di effettuare una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023. Date alcune richieste pervenute dagli uffici e stante il rischio di perdere l'incentivo del MIUR di 60.000 euro a fronte di un adeguamento della normativa antincendio sull'investimento della scuola Deledda, che ha un costo di 70.000 euro
e quindi un finanziamento da parte del MIUR di 60 e 10.000 di compartecipazione. Inoltre vi era una proposta di deliberazione di modifica dei servizi a domanda individuale sul trasporto scolastico, che impattava sul bilancio di previsione 2021 sia come minore entrata che come minore spesa. Vi erano i fondi Covid per un totale di 227.142,82 euro appunto da impiegare ai fini del contrasto dell'emergenza Covid-19. Vi era la necessità di rimpinguare il capitolo di spesa 500 barra zero per l'accertamento dei tributi e inoltre la volontà di finanziare progetti ad enti privati correlati al perseguimento di interessi pubblici per un totale di 10.000 euro. In particolare, diciamo che queste erano principalmente le urgenze per la variazione. Il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate per l'anno 2021 è di 277.887,82 è pari al saldo algebrico tra maggiori e minori spese e vi è anche il parere del revisore favorevole. Abbiamo già discusso in commissione le variazioni. Principalmente sono queste, quindi ci sono in entrata i 60.000 euro del MIUR, i trasferimenti da amministrazioni centrali, quindi fondi Covid per un totale di 227.142,82 euro, i fondi regionali per il diritto allo studio, la minore entrata dei proventi per il trasporto scolastico e i 50.000 euro per il recupero dell'evasione. Per le spese ci sono ci sono 50.000 euro per l'accertamento dei tributi, i contributi ad enti privati, i buoni alimentari di 50, 40 e 44.000 euro, 140, i fondi MIUR di 60.000 euro, essenzialmente queste sono le variazioni. Ha concluso, assessore? Sì. Grazie. Chi prende la parola? Prego, consigliere Saragino. Allora, preso atto dei contributi, volevo fare la domanda all'assessore, non so se mi risponde l'assessore ai servizi sociali o l'assessore al bilancio. Poc'anzi ha detto l'assessore che si è rifatta la delibera dei servizi a domanda individuale e quindi si è preso atto di una diminuzione sia dei proventi che anche delle spese. Infatti io vedo una diminuzione dei proventi di 11.765, giusto assessore? Sì. Invece è una diminuzione di spese di 7.305. Benissimo. Questo perché si è fatta una nuova delibera, si sono riviste le tariffe. È giusto? Chiedo come mai nella variazione successiva, se adesso le spese del trasporto si sono diminuite di 7.305, nella nuova variazione, vado a memoria ma cerco di trovare la pagina, abbiamo un aumento di 11.500. Stiamo parlando della ratifica della variazione? Assolutamente sì. No, siccome mi ha parlato di nuova variazione. No, lei ha detto che nella ratifica della variazione del 22.9 scadente in questi giorni, preso atto di una vostra delibera di giunta che cambiava i servizi individuali, abbiamo un aumento, una diminuzione di proventi, una diminuzione di spesa. È giusto? Sì. Ecco, mi dice perché invece nella variazione che andrete a fare dopo del 5.11 abbiamo invece un aumento nuovamente delle spese di trasporto? E ne parliamo quando parliamo della nuova variazione magari? Dato che riguarda la nuova variazione. Adesso poi non le farò la domanda dopo.
Io ritengo di parlarne nella prossima... Ah, aspettiamo l'aiuto da casa, va bene, andiamo avanti. Dopodiché, se gentilmente... No, dopodiché se gentilmente fa un intervento dove c'è tutto, in modo tale che io posso rispondere, non facciamo... Assessore, risposta. Ogni volta che mi fate questo appunto, io faccio 3 domande e mi rispondete a mezza. Ogni volta. Sindaco, per favore, col microfono. No. Chieda. Rispetti almeno le regole del consiglio, visto che non interviene mai col microfono, rispetti le regole del consiglio. Presidente, mi scusi. Consigliere Saragino. Vado avanti. Grazie. Allora, l'altra cosa, una precisazione, le spese, il capitolo 500 ha attirato molto la mia attenzione. Volevo capire quindi se vuole che le faccio tutto l'intervento oppure mi dice a che cosa si riferiscono questi interventi. E l'altra cosa, ho notato sia una diminuzione, vabbè, le misure erano già chiare prima perché avete fatto, per rispondere a una mia richiesta, avete fatto un post su Facebook che riguardava la Tari. Io pensavo che questi soldi fossero stati già dati, invece come risposta al mio accesso agli atti il 25 ottobre ho preso atto che avete dato questo aiuto alle famiglie, ben venga, visto che quest'anno non c'è stato altro. Quindi questa è la mia domanda, in concretezza, che cosa l'aumento che ci sarà sul capitolo 500, in che cosa si concretizza? Rara, prego. Dunque, sono stati messi, appunto, c'è un aumento di 50.000 euro in previsione dell'imminente procedura per svolgere l'affidamento del servizio legato al recupero evasione tributaria e in previsione della spesa da sostenere per la postalizzazione degli avvisi di accertamento. Viene, diciamo che è intenzione di questa amministrazione cercare di recuperare l'evasione fiscale, tributaria, nella sua totalità, e quindi c'è appunto una spesa da affrontare e in previsione di questa spesa si è ritenuto di dover aggiungere, quindi di rimpinguare il capitolo. A me non è chiaro che cosa intende per procedura di recupero di evasione tributaria e come si concretizzerà, se avete già fatto una gara, insomma, che cosa è questo servizio che noi stiamo andando a pagare 50.000 euro? Innanzitutto non stiamo andando a pagare 50.000 euro perché non è un impegno di spesa questo, dovrebbe saperlo. Va bene. Assessore, io lo so, la previsione, anche perché questi poi non bastavano, nell'altra variazione ne ha messi altri 20, quindi mi aspetto che non bastino questi 50, lei dovrebbe sapere. Quindi se mi spiega che cos'è questa procedura nel dettaglio, in modo che spieghiamo anche ai cittadini quello che succederà a breve. Succederà che vi sarà una società che ci supporterà per recuperare, quindi ci sarà un accertamento di tutta l'evasione. Si andrà casa per casa, si gireranno strade per strade per controllare tutti gli immobili, le occupazioni, quello che sarà. Volevo capire come si concretizzava, quindi avremo delle persone che andranno casa per casa, no, per vedere, insomma. Non detto lei, posso capire quanto è vero quello che sta dicendo? Se bene, ovviamente allora assessore, nemmeno, no, consigliere Saragino, ma un attimo, di mi faccia parlare, no, bene. Consigliere Saragino, un attimo, ma per carità, allora non sono ammessi discussioni o spiegazioni tra due o più consiglieri nella forma del dialogo, come ve lo devo dire? Presidente. Come ve lo devo dire? In arabo? Allora, continui, assessore Ferraro. Quello che voglio dire è che per l'articolo 61 gli interventi sono due, qua stiamo andando avanti ad interventi anche oltre, secondo me. Non è un'interrogazione, Presidente, io sto in consiglio. No, la discussione degli argomenti. Consigliere Saragino, mi deve far svolgere la funzione, abbi pazienza, un attimo di pazienza. Ha terminato, consigliere assessore Ferrara, ha terminato. Il recupero dell'evasione consiste in più step. Ovviamente non è solo andare in giro.
Penso che questo sia abbastanza chiaro a tutti. Va bene. Consigliere Saragino, prego. Prima cosa, questa è un'interrogazione. Facendo parlare, prego, le do la parola. Se devo limitare... Le do la parola, non deve fare commenti. No. Prego. Ma se devo rispondere, devo rispondere. Prego. Allora, il fatto che vadano casa per casa, l'ha detto lei, io gli ho chiesto soltanto in che cosa sarà concreto questo intervento. Poi andranno casa per casa, vedranno il recupero della Tari, vedranno la veranda abusiva, la finestra... A me non importa, perché è un'azione che state portando voi. Quello che mi importa però è un'altra cosa, perché il capitolo 500, che è il tanto agognato capitolo della campagna elettorale che si spendono soldi a dare soldi alle aziende esterne, in realtà ha superato di gran lunga quello che è stato assestato negli anni scorsi. E ve lo dico subito, perché l'amministrazione, a parte tutta la propaganda del sindaco nel risparmio ipotetico, perché poi è stato solo ipotetico, che cosa ha fatto? Ha tagliato il capitolo 500 portandolo da un assestato di 82.000 euro che si riferiva, per quelli che non sanno, al servizio insomma di gestione di rifiuti, dei tributi, delle riscossioni e tutto il resto. È partito con una previsione di 30.000 euro. Ovviamente, perché dobbiamo risparmiare. Nel frattempo ha assunto 4-5 unità, adesso non so il numero giusto, quindi ha trasferito questa spesa nei capitoli del personale, ben venga. Tra l'altro abbiamo visto che le competenze si sono spostate da Erchi ad altri comuni. Ma perfetto, è una scelta politica. E però siamo partiti da 30. Poi c'è stata una variazione, siamo arrivati a 40, adesso c'è una variazione, arriviamo a 50, poi c'è la prossima variazione e arriveremo a 110.000 euro. Chiedo, tutto sto risparmio della gara, che poi si è concretizzato nelle unità esterne, che dovevano essere economicamente più vantaggiose, poi non siamo stati capaci di fare il servizio, abbiamo preso altri soldi, non è che forse non è proprio economicamente più vantaggiosa? Sindaco, come al solito... Chi risponde? Io, prego. Presidente, chiudo, posso chiudere? Posso chiudere? Sì. Posso chiudere? Io tra 2 anni non so nemmeno se sono viva. Spero, così posso farle l'applauso. Io sto vedendo i numeri, lei mi ha detto che i numeri sono importanti. Lei mi ha detto, questo in un video, nella campagna elettorale, in qualsiasi momento che l'è stato, perfetto, un attimo, devo finire. Motivo per cui la sua propaganda è stato, abbatteremo questi costi. In realtà i numeri, oggi, perché non sono tra 2 anni, dicono che abbiamo speso il doppio. Oggi, a me non interessa tra 2 anni, io oggi sto discutendo. Allora, do la parola al sindaco, prego. Prego, prego. Sì, il microfono, bisogna accenderlo. Allora, io ho assunto 4 persone, dando lavoro stabile a 4 persone. Nel progetto che avevate fatto voi si trattava di part-time e aveva più o meno gli stessi costi, soltanto che questa gente lavora a 36 ore e sta in un comune dove praticamente alterna i tributi, la ragioneria, i tributi e quant'altro. Quindi non è finalizzato soltanto al tributo per cui spendevate quei soldi. A questo si aggiunge che nella vostra gara quinquennale c'erano delle spese occulte per lavori che nulla hanno a che fare con l'accertamento che io intendo fare e che stiamo per far decollare. Perché noi stiamo procedendo adesso a fare un censimento a tappeto dell'intero territorio comunale, mentre voi avevate appaltato la bonifica delle banche dati già di proprietà dell'ente. Allora io non voglio entrare nel merito della speculazione stupida dove lei mi vuole trascinare, però sappia che quello che stavate appaltando voi, che avevate appaltato e che io ho annullato, era bonifica delle banche dati, è già esistente. È semplicemente postalizzazione degli accertamenti, era il back office, avevate fatto, cioè avevate appaltato il lavoro d'ufficio
senza andare a dare, senza dare soluzione a quelli che sono realmente i problemi dell'evasione e dell'elusione su questo territorio. Ecco perché le dico, fra 2 anni lei vedrà i risultati di questa scelta. Quando entreremo in casa sua e scopriremo le piscine, scopriremo i gazebo interni, scopriremo tutto, e scopriremo che c'è un minimo di 600.000 euro di evasione solo sull'IMU, per non parlare della Tari. Perché se lei pensa che oggi la gente è torturata a 700 euro all'anno di nettezza urbana, di Tari, per appartamenti di 120-150 metri, mi scusate ma mi pare un'esagerazione, quando qui c'è gente che non paga una lira, qui ci sono tutti i giochi del mondo sotto il profilo fiscale, di cui lei probabilmente fa il suo mestiere, quindi li conosce meglio di me, non sto qui a raccontarlo in pubblico, per cui fra 2 anni lei vedrà i risultati di questa azione, che ripeto non è la bonifica della banca dati che voi stavate pagando fior di quattrini. Ma infatti sicuramente assisteremo all'instaurazione dello stato poliziesco, ben venga che escono queste cose, perché io non condanno assolutamente questa verifica, perché come dice lei colpiranno tutti, quando dice tutti molto probabilmente saranno tutti, però mi deve dare atto solo di una cosa, dei numeri. Lei ha detto semplicemente che questo avverrà tra 2 anni, al momento stiamo spendendo di più, o sbaglio? Una previsione di spesa in ragione della gara che stiamo facendo per trovare società serie che facciano questo mestiere, non il lavoro degli uffici utilizzando le banche dati che ci hanno in casa, ma uscendo fuori con i palmari sul territorio, misurandole addirittura ci saranno forze, se passa questa idea noi rileveremo con i droni l'esistenza sul territorio degli immobili, perché sono sconosciuti, tanto per capirci, ed è solo un esempio. Chi vuole intervenire? Sì, soltanto un chiarimento. Credo che oltre al discorso IMU ci sarà il discorso catastale anche, che poi bisognerà sanare, no? Sanare, perché dove troveremo la casa abusiva o di pari passo andranno... No, no, io devo chiarire, allora, che tutti sappiamo sindaco, che è giusto che siccome è subentrata la faccia della legalità, quando uno viene a casa mia e mi vede il gazebo, allora, ha il dovere di denunciarmi anche la Procura della Repubblica. È un problema, è una questione che chiediamo. Un attimo. No, che sia chiaro. Vabbè. Passiamo. Chiedo scusa, sindaco, abbiamo chiuso la discussione del punto 3 all'ordine del giorno. Quindi passiamo a votazione, favorevoli. Stiamo passando a votazione. Favorevoli 8. 8 favorevoli. Astenuti 1, contrari 2. Allora, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Sì. Chiedo scusa, grazie segretario. Votiamo l'immediata eseguibilità. Come sopra, 8 favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, ai sensi dell'articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267-2000. Relaziona l'assessore Ferrara. Le do la parola, prego. Dunque, il bilancio di previsione può subire variazioni con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 30 novembre di ciascun anno. Viste le note rispettivamente della dottoressa Campana, le esigenze dell'ufficio ragioneria e dell'ingegner Pasquale, si rendono necessarie alcune variazioni al bilancio di previsione 2021 per allinearlo all'andamento delle entrate e della spesa fino al 31/12/2021. In questo caso il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate per l'anno 2021 di 291.325,43
è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese per lo stesso anno. Anche qui vi è parere favorevole del revisore. In particolare, come entrate, la maggiore entrata, quindi quella degna di nota, è il contributo regionale per il progetto Strada per Strada di 219.544.000. Per quanto riguarda le spese, abbiamo delle spese per la gestione di telefonia, diciamo per i servizi, per le utenze, scusatemi, spese per l'accertamento dei tributi, quindi di 20.000 euro, anche qui i 219.000 per il progetto Strada per Strada e un attimo solo. Abbiamo 11.500 per il trasporto scolastico. Questa spesa è dovuta alla manutenzione dei mezzi, quindi questa è semplicemente la risposta a ciò che veniva chiesto prima. Se ci sono domande, io ho terminato. Sì. Manutenzione di 11.500 euro. Do la parola a consigliere Saragino, prego. Manutenzione di che cosa? No. Sono 11.500 euro, un autobus te lo compri quasi nuovo, per capire, dico. Le domande tutte insieme, magari. Fammi tutte le domande. Sì, consigliere Saragino. Va bene. Faccia. Allora, la prima domanda è sapere a che cosa si riferiscono questi 11.500 euro. In più poi ho notato dei servizi cimiteriali. Abbiamo un aumento di spesa. Quindi attestiamo la nostra spesa a 47.000 euro, capitolo 322, mentre invece per quanto riguarda le entrate ci attestiamo a 35.000 euro. Ora, in virtù della vostra delibera di giunta con cui avete rivisto nuovamente le delibere che riguardavano insomma le tariffe che fossero totalmente a carico dei cittadini, questi due importi non dovrebbero equivalersi? Chiedo. Altra cosa, la motivazione, ho visto che c'è stata una diminuzione della vigilanza notturna, volevo sapere la motivazione se possibile ovviamente, se che cosa è intervenuto affinché faceste questa scelta e in più noto che ci, oltre al trasporto, noto un aumento di canone annuo dell'illuminazione di 7.000 euro. Se potesse insomma relazionare su queste cose. Dunque, un attimo su, ok. Allora, per quanto riguarda i mezzi, sì, insomma, il trasporto, si tratta di manutenzione, quindi ovviamente le riparazioni che si rendono necessarie, l'assicurazione, le sanificazioni, quindi tutto ciò che riguarda i mezzi. Per quanto riguarda la vigilanza notturna, il servizio è terminato a giugno e quindi ciò che non è stato speso è stato ridotto. Per quanto riguarda l'illuminazione, diciamo che per quanto riguarda l'illuminazione vi è una, diciamo un rimpinguamento del capitolo per far fronte a spese eventuali. Aumento di materie prime. Allora, credo che questa poi chiederò se corrisponde a verità, perché le spese eventuali dovrebbero andare in un altro capitolo, assessore. Lei sta aumentando il canone annuo di 7.000 euro, che è una cosa diversa. Però magari ne possiamo discutere in separata sede se adesso è a difficoltà. Per quanto riguarda la manutenzione, ho fatto questa domanda proprio perché nella variazione precedente, se ha diminuito di 7.000 e passa
ed è fatta a settembre. Siamo a novembre, 11.000 euro si sono proprio distrutti sti autobus. Spese carburante, assicurazione. Assessore, io ho fatto prima la domanda. Di due scuolabus. Io semplicemente prima, proprio perché non conosco, ho detto, assessore, mi dice perché abbiamo avuto una diminuzione dei proventi, perché abbiamo fatto la nuova delibera. Abbiamo avuto una diminuzione delle uscite, però poi me le ritrovo, le uscite ad aumentare dopo due mesi 11.500 euro in più. Accidenti alle sanificazioni, al bollo, all'assicurazione, due autobus. Per quanto riguarda i servizi cimiteriali non mi ha risposto. No, scusi, non ho sentito la domanda, mi scusi. Allora, da variazione ho notato che lei, che voi insomma, avete portato la spesa a 47.000, mentre l'entrata dei proventi cimiteriali, le ho anche indicato prima il capitolo, si attesta probabilmente intorno ai 35.000 euro. Data la vostra delibera di giunta che ha provveduto a rettificare tutte le tariffe, che quindi insomma è stato sancito l'intero importo a carico dell'utente che utilizza qualsiasi servizio che riguarda la tumulazione e la stumulazione, e che proprio perché l'intera cifra debba essere a totale carico dell'utente, non crede che questi capitoli debbano equivalersi? Dunque, su questo si è provveduto a risarcire le maggiori entrate che ci sono state erroneamente, e quindi suppongo che diciamo sia dovuto a questo la disparità. Forse non è chiaro, i proventi dovrebbero essere 47.000, quanto sono le uscite? I proventi sono 35.000, le uscite saranno 47, quindi quello che mi sta dicendo è sbagliato. Va bene, vuole replicare o vuole... No. Allora, posso replicare io? No, ha detto che non vuole rispondere. Allora, segretà, visto che sarà lei poi a gestire questa cosa, le dico io cos'è successo. Il 2 di febbraio... Prego, voleva intervenire? No, voglio fare un appunto, perché sì. Prima abbiamo stoppato il sindaco nella replica. Era un'interrogazione. Assessore, no, scusate, assessore, scusate. No, impara la differenza tra... Scusate. Dobbiamo fare la doppia replica in tutto. Prego, siamo in silenzio ad ascoltare, non abbiamo mai replicato. Quando abbiamo chiesto la doppia replica ci è stata negata. Allora, loro la stanno facendo in ogni allora, punto. Allora, assessore Meleghi, la invito prima di fare queste esternazioni, la invito a leggere attentamente il regolamento, l'articolo, se lo conosce bene, allora questa esternazione è fuori luogo. Se conosce bene il regolamento, questa esternazione è fuori luogo, perché si legga l'articolo 51 con riferimento alle interrogazioni e si legga l'articolo 61. E allora, se lo sa di che cosa stiamo e se lo sa di che cosa stiamo parlando, lei allora forse prese, posso prima di rispondere all'assessore Ferrara, l'assessore Meneghi forse dovrebbe imparare a sto punto che interrogazione, interpellanza e punto all'ordine del giorno. Sul punto all'ordine del giorno credo che ogni consigliere abbia il diritto di replicare, di rispondere, di fare quello. Sulle interrogazioni e interpellanze soltanto l'interrogazione. Andiamo avanti, è superato questo discorso. Allora parla, sindaco, facci mica di scuola. Allora, voglio gli dico io, segretario, quello che è avvenuto. Il 2 di febbraio, lo dico come responsabile, perché voglio segnalare questa situazione della trasparenza e dell'anticorruzione, visto che penso che mo sarà nominato il segretario, no? Sindaco, ancora no. Non mi è dato di sapere dopo 4 mesi chi è responsabile dell'anticorruzione ad Erchie. So che fa tutto lei, fate tutto voi, però almeno questo credo che vada dato. Allora, il 2 di febbraio terminava un servizio per
i servizi cimiteriali, appunto, e la manutenzione, e veniva affidato un nuovo servizio alla ditta Sesa di Latiano. C'entra col disavanzo che avete creato. C'è un disavanzo perché ci sono 35 in entrata e 42-43 in uscita. Allora, mo fatemi parlare, concluda, poi allora concluda. No, concludo perché fa parte dell'oggetto. Sì, no, le stavo dicendo, concluda con riferimento al punto all'ordine del giorno, per cortesia. Perfetto, concludo. Oh, mamma mia. Allora, quando avete approvato il bilancio, io ve l'ho anche detto che stavate approvando un falso in bilancio, perché prevedevate, sindaco, lei mi faccia smettere e poi replica. Questo perché è fuori voi, luogo. Il consigliere sta minacciando l'intero consiglio comunale, sta dicendo delle falsità. Il problema è un altro. Lo sto dicendo al responsabile dell'anticorruzione, lo sta dicendo a voi, queste sono falsità. Che l'amministrazione comunale abbia giudicato un appalto a 100 euro a tumulazione. Perché il regolamento Presidente, sto parlando io, il sindaco, se vuole replicare, replica dopo. Mi faccia parlare gentilmente perché mi ha dato la parola. Il sindaco non si prende automaticamente la parola. Un attimo, abbiamo già discusso in un altro consiglio comunale. Sindaco. Quello che dici tu è falso. Sindaco. È chiaro? Perché sindaco, se l'appalto è aggiudicato a 300, il regolamento dice 150, sindaco, io non posso chiedere 300 al cittadino. Devo chiedere quello che c'è scritto sul regolamento, 150. Mi fa parlare prego, gentilmente, posso? Prego. Lo racconto di nuovo per chi non l'ha capito, perché al bilancio non c'erano nemmeno le telecamere. Lo racconto 10 volte finché non lo capite. Lei non mi può dire di non parlare. Allora se questo. Allora, se questo, Presidente, io sto rispondendo. Allora, Presidente, io ho notato che nella variazione di bilancio c'è una voce dove ci sono 35 in entrata e 42-43 in uscita. C'è un disavanzo di 7-8 mila euro che non potrebbe. No, chiedo scusa. Però per far parlare, Presidente. Facciamolo finire. Metti a parlare, segretario. Allora, consigliere Margheriti, le chiedo una cortesia. Stiamo tutti sereni. Sto serenissimo. Allora, io non alzi la voce. Non alzo la voce. Chiedo scusa. Concluda serenamente. Non devo concludere perché devo dire il mio punto. No, consigliere Margheriti, concluda il suo intervento. Allora, come già dicevamo in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, dove sui capitoli dei servizi cimiteriali c'erano 25.000 euro in entrata e 25.000 euro in uscita, io comunicavo al sindaco e al ragioniere e a tutta l'assise che erano falsi quei numeri, perché c'erano 25 in entrata ma non potevano essere 25 in uscita, perché le tariffe che erano state appaltate con un servizio molto più oneroso di quello che erano previste nell'approvazione del bilancio. Infatti erano previste tariffe da 100, 150, 200 massimo, ed erano state appaltate a febbraio, quindi 2 mesi prima del bilancio, tariffe che andavano dalle 200 euro alle 500 euro. E io vi ho detto, vedi che questi numeri non sono veritieri. Siete voluti andare avanti? Ok. A distanza di tempo, nonostante la giunta e l'amministrazione lo sapesse, perché l'11 febbraio l'allora responsabile aveva comunicato per dire ho affidato i servizi ad un costo differente da quelli approvati, quindi adeguate le tariffe. Si è andato avanti così fino ai primi di giugno. Poi si è cercato di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per evitare questo squilibrio, ma evidentemente non è stato possibile riuscire a toglierlo. A oggi ci troviamo, scusami Presidente. Faccio un accesso agli atti. Io sto parlando di numeri. Segretario, per favore, chieda l'intervento. Allora, parola a tutti. Termini per cortesia. Terminiamo a giugno, dopo 3 mesi, fortunatamente mi arrivano gli accessi agli atti richiesti
e vedo una nota mandata dal ragionier Fracella dove attesta che per il periodo febbraio-maggio ci sono entrate ai servizi cimiteriali per 6.729, dal periodo febbraio-maggio uscite pagate alla SESA per i servizi cimiteriali per 14.300 euro. Quindi c'è uno squilibrio di 7.571 euro, che sono circa quello che oggi noi stiamo dicendo che è successo. E secondo me questi sono completamente da addebitare alla negligenza dell'amministrazione, che non ha adeguato le tariffe nel momento in cui andavano adeguate. E c'è di più. Io le sottopongo anche, segretario, il 6 di settembre sono stati affidati nuovi servizi, ma la determina di affidamento e quindi di incarico alla ditta è datata il 15 ottobre 2021. Quindi per un mese e mezzo circa la ditta ha lavorato senza contratto e senza determina di incarico. Queste spese sono da addebitare al responsabile che con negligenza non si è adoperato a fare nei tempi giusti l'incarico alla ditta che operava. E ho finito. Allora, replica Lusino. Andremo a vedere le tue nei prossimi giorni. Prego. Fai vedere le mie, non va c'è problema. Stai tutta la sera a vedere le libere cose. Fate. Va bene, tranquillo. Va bene. Allora, dichiariamo. Le tue minacce non mi fanno paura. Dichiariamo chiusa la discussione. Io non minaccio nessuno. Vai tranquillo, avanti. Dichiariamo chiusa la discussione. Dichiariamo chiusa la discussione. No, la discussione, chiedo scusa. Allora, la discussione è chiusa. La discussione è chiusa. Sì. Sindaco, nessuno la... No. Nessuno ha... No. Sindaco, chiedo scusa, sindaco, se lei ritiene pubblicamente che il presidente non si attiene al regolamento, sa quello che deve fare. Quindi io ho rispettato pedissequamente il regolamento e non accetto lezioni di stile da nessuno. Pertanto ho chiuso la discussione, andiamo oltre, ho chiuso la discussione, anche il consigliere Margheriti, anche il consigliere, tutti avete avuto la parola indistintamente e democraticamente, basta guardare i filmati. E allora, chiedo scusa, adesso andiamo oltre, concludiamo il punto 4 all'ordine del giorno e passiamo a votazione. Favorevoli? 8 favorevoli, 1 astenuto, contrari? 2 contrari. Sì, no, ho detto 8 favorevoli. Sì. Passiamo all'immediata eseguibilità. 8 favorevoli, 1 astenuto, come sopra, e 2 contrari. No, 2 contrari. Sì. Allora, passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno. Programma comunale interventi per il diritto allo studio e per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione anno 2022, approvazione. Chi prende la parola? Assessore Meleghi, le do la parola. Prego. In applicazione alla legge regionale numero 31 del 2009, avendo ad oggetto norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio, ciascun comune è tenuto a predisporne annualmente il piano delle attività e degli interventi relativi al diritto allo studio. Per entrare nel merito del nostro programma, troviamo uno schema riassuntivo di tutti i plessi presenti nel territorio
con le relative classi e il numero di alunni. Successivamente troviamo la scheda 3A, mensa a cura del comune, dove abbiamo una spesa prevista di 72.286. Questa spesa prevista viene dal numero dei bambini, che è 114 bambini più 10 adulti, per 131 giorni, che sono i giorni previsti per l'attuazione della mensa, e abbiamo un numero anno di pasti di 16.244. Quindi ci calcoliamo la spesa. L'entrata per la contribuzione delle famiglie è di 47.107,60. Abbiamo richiesto un contributo di 7.310, che viene appunto dal contributo regionale di 0,45 centesimi per 16.244 il numero di passi annuali, e quindi otteniamo 7.310 il contributo richiesto alla Regione. Poi la scheda 3B, mensa a cura delle paritarie private, non ne abbiamo. Scheda 4, il trasporto, abbiamo una spesa prevista di 92.300, che è il costo degli appalti dei due bus più le spese varie. Abbiamo un'entrata per contribuzione e il terzo bus che abbiamo inserito. Entrata per contribuzione delle famiglie che è 19.284, è una somma stimata in base a tutte le tariffe, e abbiamo chiesto un contributo di 21.000 euro, che è appunto le spese relative al terzo scuolabus. Nella scheda 5A, interventi vari, abbiamo richiesto un contributo di 1.000 euro per sussidi scolastici e speciali, sussidi e attrezzature didattiche per disabili, però di solito ci viene dato intorno a 500 euro. Nella scheda 5B, interventi complementari, abbiamo una spesa prevista di 66.500, perché abbiamo inserito una relazione dove abbiamo richiesto uno scuolabus, visto che da quando purtroppo c'è questa pandemia abbiamo dovuto inserire un terzo scuolabus, quindi abbiamo inserito l'acquisto di uno scuolabus di circa 60.000 euro. Abbiamo inserito i progetti PTOFT, avuta una richiesta dalla scuola. Il dirigente scolastico ci chiede un aumento di praticamente un miglioramento di progetti nella classe a tempo pieno, e quindi ci chiede un esperto di madrelingua inglese nelle classi a tempo pieno e un educatore musicale professionale sempre nella classe a tempo pieno di 30 ore con una somma richiesta di 1.500 euro. In più ci chiede un esperto di madrelingua inglese, un progetto CAT, di 2.000 euro. Abbiamo richiesto un altro intervento straordinario per studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado che si sono diplomati con votazione 100 su 100, in modo da dare delle borse di studio. Noi abbiamo richiesto 1.500 euro e ripartiremo così. Nell'altra scheda, infanzia paritaria, non abbiamo nulla e niente, questo è quanto. Ha concluso, assessore, grazie. Chi vuole intervenire? Prego. Allora, devo fare una domanda all'assessore. Nell'allegato che abbiamo ricevuto c'è scritto bozza. Non so se... Vuole concludere prima tutto il suo e poi no, l'assessore... Dipende da questo, perché i numeri che ho io non coincidono, solo per questo. Praticamente c'è scritto bozza, sono presenti delle anomalie consultabili sull'ultima pagina, che però io non ho e quindi non so di che cosa si tratta per vedere queste anomalie. In realtà questa è una bozza vecchia, perché se cioè una bozza avevano scaricato un allegato sbagliato, in quanto si vede... dietro c'è scritto anche dottoressa Agata Rodi, hanno poi riscaricato l'allegato giusto, poi viene tutto inserito nella piattaforma telematica in seguito alla delibera comunale. Chiedo, come consiglieri noi dobbiamo vedere le bozze o gli atti ufficiali, segretario? Allora,
È un atto ufficiale, un atto. Questo. Le, i dati riportati ufficiale. Sono gli stessi, che verranno caricati in piattaforma. Va bene. Può essere anche presente la consigliera quando la. Non voglio essere presente, io stavo vedendo gli atti, ho visto che ci sono presenti delle anomalie. L'altra anomalia è che lei ha parlato, e mi sono appuntata, di 114 alunni, infatti qua c'è scritto 95, ecco perché le sto dicendo, evidentemente l'atto che abbiamo è sbagliato. 114 bambini più 10 adulti, più 10 adulti. Qui abbiamo 95 100, più 19. Noi qua abbiamo invece in tutto 131 giorni. 131 giorni. Chiedo scusa assessore Meneghi. No, abbi pazienza, chiedo scusa. Siccome su questo punto do la parola. Ai sensi dell'articolo 76 del regolamento, al segretario per spiegare specificatamente questa circostanza. Prego, segretario. Ma, di norma, questo allora l'errore dell'indicazione della dottoressa Rodi, credo, ritengo che questo sia sul sito, sulla piattaforma del sito dove si compilano questi formulari. Risulti ancora la dottoressa Rodi come referente, perché non è stata cambiata. In qualità di vice segretario, quindi questo. Guardi, segretario, non mi riferisco a questo perché l'atto a noi risulta dottoressa Saragino. Ma faccia finire, consigliere Saragino, però, ma faccia finire il segretario, per cortesia. Siccome io anch'io questo formulario, insomma, per esperienza negli altri enti, l'ultima pagina è di riepilogo e c'è la dottoressa Rodi, Agata, però questo è, diciamo, l'atto finale quando verrà caricato successivamente dopo l'approvazione. Quindi è stato. Margherita, non interessa, ma qua parliamo di questo vizio bruttissimo, ma proprio un senso figlio. Sì, finito. Quindi qual è l'atto? Questo? Quello che serve? Allora, l'allegato giusto è quello che depositato in segreteria, caricato sulla piattaforma. Io adesso ho gli atti stampati, non ho, mi hanno dato gli atti stampati a segreteria, non so quale sia caricato sulla piattaforma. Io ho scaricato quello che mi è arrivato come allegato del Consiglio Comunale e trovo questo, non so se è quello dell'elettorato. Ma i numeri coincidono? Il problema soltanto che c'è scritto che ci sono presenti delle anomalie, in realtà il responsabile è giusto, io volevo sapere se fosse corretto, perché non ho trovato, insomma, il resto dell'atto, solo per questo, non c'è alcuna polemica, è soltanto per capire. Tecnicamente 114 più 10 adulti, i 10 adulti sono le maestre che mangiano. No. 95 dell'infanzia e 19 della primaria sono gli alunni. In realtà poi nella. Stava concludendo l'assessore. Ah. Ah. L'altra cosa, visto che non ci sono state altre possibilità, volevo chiedere contezza, insomma, della mensa che ha subito grandi variazioni, le motivazioni che hanno portato appunto a un aumento di spesa della mensa a cura del comune e quindi anche delle tariffe a carico dell'utenza. In realtà su questa cosa avevamo già discusso precedentemente quando abbiamo approvato le tariffe e vi avevo detto che abbiamo aumentato la qualità del pasto andando ad aumentare appunto il costo del pasto e quindi il costo del pasto era di 5 euro. Facendo uno studio vi ho spiegato anche che le famiglie che andavano a pagare meno rispetto erano aumentate da 17 utenti che erano nella vostra prima fascia, siamo passati a 35 utenti della nostra prima fascia con 30 centesimi di aumento. Nella seconda fascia abbiamo portato altre forse 25 persone, abbiamo il 60% di utenti che vanno a pagare meno rispetto all'anno scorso, alle tariffe vecchie. L'altro 40% sono persone che non avevano portato e consegnato l'ISE, quindi venivano catalogate nella fascia più alta.
Ho consigliato loro di presentare l'ISE ed essere catalogati nelle fasce adatte. E così è stato fatto. Ovviamente parliamo di persone che pagano 5 euro, che hanno un ISE di oltre 20.000 euro. L'unico conto che non mi torna, però sarò pressante, è che a fronte di un costo che sostenete di 4,80 euro, quelli che hanno un ISE superiore a 20.000 euro avranno comunque un'uscita maggiore. Ma per quanto riguarda, io non ho avuto ancora modo di vedere, ho fatto l'accesso agli atti per la mensa, volevo sapere, quando dice abbiamo dato un servizio migliore, a che cosa si riferisce? Abbiamo aumentato la qualità del pasto aumentando il costo del pasto nel nostro capitolato. Noi abbiamo richiesto nel capitolato di gara un costo quantità numerica maggiore rispetto a quello richiesto precedentemente. Poi abbiamo avuto un'offerta migliorativa e ci siamo abbassati, ma ovviamente tu non vai a pagare soltanto il costo del pasto, quindi le famiglie che vanno a pagare 5 euro non pagano di più, perché ci sono altre spese da inserire, oltre l'IVA, oltre lo 0,003 di pasto unitario che si aggiunge ad ogni pasto, e quindi andranno i servizi, cioè voglio dire, non vanno a pagare di più. Ho fatto semplicemente una somma, però quando mi parla, a parte che forse non lo conosce bene, da quello che ho letto l'offerta non è stata migliorativa ma è stata a ribasso, ma su questo c'è un accesso agli atti. Quando mi parla di qualità, mi parlava anche di chilometro zero qualche tempo fa, assessore, giusto, biologico, in realtà ho notato, mio malgrado, che nei pasti serviti la mozzarella è della Bayerland, che viene dal Trentino Alto Adige. Consigliere? Posso? Allora, non ho finito. Un attimo. Allora, consigliere Saragino, adesso le tolgo la parola. Allora, risponda e chiudiamo l'argomento. Non ho finito. Allora, perché l'assessore, giustamente, quando abbiamo parlato degli aumenti, ha detto che sarebbe stata un'offerta migliore, il chilometro zero, il bio. Poi mi trovo una mozzarella della Bayerland che arriva da Trentino Alto Adige, Bolzano, il pane che mi arriva da Squinzano, come se non avessimo attività che fanno pane imbustato a chilometro zero e di qualità. Quindi volevo capire, tra l'altro, cosa gravissima, i pasti arrivano entro 15 chilometri, chissà come arriveranno, lo fate un controllo di qualità per verificare che quello che arriva da Oria o da chilometri da paesi limitrofi sia almeno commestibile, perché da quello che ci risulta le mamme si stanno lamentando di questo. Innanzitutto volevo chiedere a lei come fa ad avere quelle foto, visto che sono cose riservate. Sì, che sono a scuola e cose della scuola non possono uscire al di fuori. Prima cosa. Lei, seconda lei... cosa. Non deve interrompere l'assessore di riferimento. Le tolgo la parola. Ma stiamo scherzando? Guarda che i bambini hanno tutti lo smartphone a scuola. Scusate. Ma che l'assessore no, ah, consigliere Saragino, abbi pazienza. Le tolgo la parola. Non ha più diritto di replica. Allora Presidente, io voglio dire soltanto che questo discorso è già stato avvallato con chi di dovere e con chi di competenza, e non devo dare risposte né alla consigliere Saragino e né al consigliere Margherita. Grazie. Assessore, un attimo di pazienza. Consigliere Saragino non può più parlare. Consigliere Saragino non può più parlare, può parlare solo il consigliere Margheriti che non ha parlato. Cioè io voglio capire. Un consigliere chiede a un assessore che deve garantire i pasti e la salute dei figli nostri e tu mi dici non mi do spiegazione. Ma tu ti stai rendendo conto? Vabbè, quando si perde, io voglio fare la parola. Esco da questo discorso, assessore. Presidente, esco da questo discorso. Non si può lavorare, no, abbi pazienza. Scusa, esco da questo discorso, mi rimetto al Allora consigliere, consigliere Margheriti. Non devo parlare. La invito, consigliere Margheriti, la invito a parlare di argomenti afferenti all'ordine del giorno. Altrimenti le tolgo la parola e passo alla discussione del punto.
Prego. Grazie Presidente, gentilissimo. Allora, abbiamo detto che ci sono il 40% che paga 5 euro alla mensa. Come diceva la consigliere Saracino, innanzitutto forse l'assessore sarà poco informata, non è stata una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma altra anomalia del caso, è una gara al massimo ribasso, nonostante c'era un atto di indirizzo di giunta che indicava una gara per 5 anni, a febbraio l'atto di indirizzo, non oggi. Vabbè, scelte della responsabile. È stato fatto una gara a 4,70 euro più IVA circa, è stata affidata comunque per 4,41 euro, o meglio è stata affidata per 4,41 euro a Pasto, 45 centesimi a Pasto è il rimborso che dà la regione, siamo ad un costo per il Pasto di 3,96 euro. Su quel 40% l'amministrazione sta guadagnando 1,10 euro a bambino. Quindi, anziché essere un servizio per i cittadini, è diventato un costo maggiore per le famiglie per finanziare l'amministrazione. Perché, Marco, è inutile che dici no. Ci sono state, l'IVA è compresa nel prezzo, perché omne comprensiva è a 4,41 euro. Qua c'è la determina di affidamento della dottoressa Campana. Più lo 003, voi state avendo il barbaro coraggio di guadagnare 1,10 euro a famiglia, più 42 euro di trasporto. Io, mio figlio a Manduria, pago 31 euro di mensile per andare da via Marconi a via, 42 euro. Vi dovreste vergognare, perché quello che deve essere un aiuto e un supporto alla scolarizzazione ad Erchi è diventato un lusso morire per i servizi materiali, è diventato un lusso avere lo scolabus per la scuola, è diventato un lusso mandare i bambini alla mensa a scuola. E finisco. Consigliere Margheriti, ha terminato? Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto 5, favorevoli 8, astenuti 1, contrari 2, eseguibilità come sopra, favorevoli, chiedo scusa, non sono più 8, è assente il consigliere Passera, sì, 7, sì. Sì, ha avuto un'urgenza, si è dovuto spostare. No, ha avvisato. Allora, chiedo scusa, consigliere Margheriti. Un po' di rispetto. Allora, favorevoli 7, prima erano favorevoli 7, astenuti 1, contrari 2, eseguibilità favorevoli 7, è chiaro? Astenuti 1, contrari 2. Allora, abbiamo terminato il Consiglio Comunale, chiedo scusa a tutti per aver ogni tanto alzato la voce e vi auguro una buona serata. Grazie.